Dana Lauriola, la leader dei NOTAV, quelli che sono contro l'alta velocità Torino-Lione, la realizzazione del cantiere finale in Italia, dice: "Ci siamo sbagliati sul conto del Movimento 5 Stelle, sono dei bugiardi. Noi possiamo andare a testa alta, loro no." Per i leader NOTAV e per i militanti NOTAV, il Movimento 5 Stelle ha tradito quello che era un dogma, una cosa irremovibile del movimento o partito, come volete chiamarlo, il no alla TAV. Anche Di Maio nei giorni scorsi aveva affermato che il Movimento 5 Stelle è per il no alla TAV, però aveva detto tornare indietro ci costerebbe per 3 volte. Quindi un ni, non un no, né un sì, ma un ni. Quindi per fare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, per fare contenta la base, per non perdere voti e per dare ragione anche al governo che dice, da quello dichiarato da Conte, fare la TAV costa meno che non farla, anche perché l'Europa pagherebbe il 55% del costo finale che manca per completarla. Quindi la leader appare delusa dal Movimento 5 Stelle, ma non vuole farsi intimidire da Matteo Salvini. Ma l'intimidazione di Matteo Salvini quale sarebbe? Matteo Salvini, come ministro degli Interni, dopo aver ricevuto l'informativa dei servizi italiani che facevano pervenire questa informazione che da differenti punti d'Italia sarebbero conversi in Val di Susa, differenti gruppi di tutti i tipi, solo per scontrarsi con la polizia, senza nessun interesse nel sì TAV, no TAV, ma si davano appuntamento per aggredire le forze dell'ordine. E Salvini, che viene tacciato di minaccia da questa signora, che cosa ha detto? C'è un problema di ordine pubblico, si minaccia l'ordine pubblico e i cantieri della TAV sono comunque possibili di attacchi di queste frange estreme, di tutte le varie sigle italiane che si radunano lì con l'occasione di andare contro la polizia. Devo mandare 500 uomini delle forze dell'ordine per presidiare la zona e che non succeda nulla. Ma la leader dei NOTAV vede tutto questo come una minaccia, quindi una percezione della realtà comunque diversa da quella di Salvini e del governo. Il governo tutela e loro vedono queste tutele come una minaccia. E aggiunge: noi non siamo preoccupati, siamo in migliaia ad essere sotto processo. Come sempre si cerca di creare attorno a noi un'immagine di nemico pubblico, spiega l'attivista NOTAV, che assicura che quella in programma per domani sarà solo una manifestazione pacifica. Quindi annotiamoci queste parole: quella di domani sarà solo una manifestazione pacifica e noi speriamo che sia veramente come dice la leader. E aggiunge: se qualcuno al Viminale è preoccupato, non può che farci piacere perché in questo momento non sentiamo di dover rispondere a chi militarizza questo territorio. Quindi ascoltate cosa dice. Se qualcuno al Viminale, cioè se Salvini, inutile dire qualcuno, se Salvini al Viminale è preoccupato, non può che farci piacere. Cosa vuol dire? Salvini è preoccupato per la sicurezza pubblica e tu dici: ah, mi fa piacere che è preoccupato, ma se hai appena detto che è una manifestazione pacifica, come fai ad essere felice che lui sia preoccupato? Perché sta militarizzando questo territorio? Lui sta inviando, in concomitanza di questa manifestazione, raduno delle forze di polizia per evitare che ci siano problemi. Non sta militarizzando, anche perché ricordiamoci, militarizzando vuol dire da militari. La polizia non sono militari, la guardia di finanza non sono militari, i carabinieri sì, sono militari. E per quanto riguarda i 5 Stelle, la signora esprime tutta la sua amarezza. Diceva: avevo detto che con loro al governo la TAV non si sarebbe realizzata e che avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno. Io aggiungo: lo hanno aperto perché si sono insediati. E adesso abbiamo il Presidente del Consiglio italiano che dice che l'opera si farà, e il Movimento 5 Stelle che presenta un atto parlamentare che sarà bocciato. È una farsa, sono bugiardi. In realtà, se vogliamo analizzare bene, il Movimento 5 Stelle, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle in Parlamento voteranno no alla realizzazione della TAV.
È l'alleato di governo, la Lega, che voterà sì. Se avessero votato compatti, sarebbe stato un no. Le opposizioni votano tutte compatte per il sì. Quindi il Movimento 5 Stelle in realtà non ha tradito il no TAV, perché andrà a votare no in Parlamento. Quindi anche questa sono bugiardi, non è vero. Non è vero, non è una farsa, non è vero che sono bugiardi. In Parlamento andranno a votare no. Beh, l'amarezza dice all'interno del movimento del No TAV ci sono molti elettori attivisti del Movimento 5 Stelle, probabilmente saranno anche la maggioranza. Dice il movimento non ha determinato un cambiamento. Sì, ma il movimento non ha i numeri schiaccianti per determinare il cambiamento in Parlamento. Non ha il 55% dei parlamentari, quindi non può determinare in maniera autonoma il cambiamento, come dice la signora. E poi aggiunge: hanno deciso di rinunciare a uno dei suoi capisaldi. Non hanno, come ripeto, non hanno deciso di rinunciare, non hanno i voti in Parlamento per contrastare il sì alla TAV che si pronuncerà appunto tra i parlamentari. E poi si contraddice dicendo: era già chiaro che con un'alleanza con la Lega l'opera sarebbe già andata avanti. Allora, se lo sapevi già. Lo sapevi già che cosa dobbiamo dirti? E poi aggiunge: pensavamo che nel Movimento 5 Stelle qualcuno ci chiedesse scusa per ciò che hanno fatto in questi anni di processi e intimidazioni. E invece ci sbagliavamo. Pensavamo che il Movimento 5 Stelle dovrebbe chiedere scusa alla signora in ottava per che cosa? In questi anni di processi e intimidazioni, ma il Movimento 5 Stelle vi ha intimidito? Ha fatto dei processi? Che cosa c'entra il Movimento 5 Stelle con processi e intimidazioni? Il Movimento 5 Stelle ha fatto quello che ha potuto ed è rimasto comunque, sembrerebbe, coerente con il suo no alla TAV, che dirà anche in Parlamento nei prossimi giorni. Quindi tutto questo castello accusatorio, io non sono il difensore dei 5 Stelle, parliamoci chiaro, io non ho mai votato 5 Stelle, però io do le mie opinioni su quello che ascolto e vedo come persona che credo di essere di minimo buonsenso e di un'intelligenza sufficiente nella norma. Vedo che le accuse di questa signora comunque non hanno un fondamento, perché il movimento non ha tradito, ha continuato a dire no, solo Di Maio ha detto un ni, però dice il movimento è no per la TAV. E giustamente tutti dicono sarà il Parlamento a decidere, per ricordatevi che non è il Movimento 5 Stelle che ha vinto le elezioni, ha vinto in una coalizione con la Lega, se no non avrebbe vinto le elezioni. Quindi non può da solo decidere in maniera dittatoriale quello che si fa o che non si fa, o con una maggioranza così schiacciante, insomma, ha avuto l'80%, il Movimento fa esattamente tutto quello che vuole. Ma neanche un giorno Salvini, se avesse il 40%, non potrebbe comunque dettare legge, dico si fa come dico io, no, perché c'è un Parlamento, un Senato e ci sono diversi attori istituzionali, quindi dire, ve lo dico io che non sono un grillino, dire che il Movimento 5 Stelle ha tradito non è vero. L'unica cosa probabilmente è che si può accusare il Movimento 5 Stelle è che nella trattativa con Conte di tutti i ministri riuniti nel Consiglio dei Ministri, lì bisogna vedere, ma nessuno è stato presente, nessun giornalista, se i ministri del Movimento 5 Stelle si sono fatti convincere da Conte e dai ministri della Lega che il sì alla TAV era corretto. Le argomentazioni erano assolutamente convincenti perché dalle relazioni si evince che adesso l'Europa pagherà il 55% di quello che manca per terminarla, in più quindi quello che va a costare è inferiore a quello che vorrebbe dire interromperla, questa opera che va avanti da più di 30 anni. Quindi la cosa di buon senso da fare è terminare l'opera, che costerà meno, e aprire questo via vai di merci, perché è uno scambio di merci. Io non so se in quel Consiglio dei Ministri i ministri grillini si sono imposti dicendo non si fa, non lo so com'è andata questa, però dal Consiglio dei Ministri, da quello che dicono i ministri e hanno dichiarato, tutti i ministri erano d'accordo. Quindi forse la signora possiamo dargli una parte di ragione se vogliamo dire che i ministri grillini in quella riunione dove Conte ha detto sì alla TAV
dicono che erano tutti d'accordo, Lega e Movimento 5 Stelle, per il sì alla TAV. Questo però è un dubbio che ci porteremo avanti nei prossimi giorni. Grazie per avermi ascoltato e speriamo che domani sia, come dicono gli organizzatori, un campeggio informativo, dove le persone andranno a vedere una zona d'Italia che è stata militarizzata, con un avvicinamento alla rete didattico e istruttivo. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.